è che su pianta la partita? Sì. Non è che gliela su. Allora, lei è il signor? Morucchio Rodolfo. Quanti anni ha, signor? 82 anni. Ho 66 anni di lavoro, la fabbrica. Sono dei maestri più anziani di Murano. Sono nella storia di Murano, nel libro dei maestri, migliori maestri di Murano, c'è il libro. Questa è la mia parte che ho fatto nella mia vita. Chi le ha insegnato a fare questo mestiere? Dunque, a me mi ha insegnato il migliore maestro del mondo, si chiama Alfredo Pervini. Quanto tempo ci vuole per imparare questo mestiere? Ci vuole 20 anni, 20, 20 anni, 25 anni, non c'è età e non diventa tutti maestri. Ci sono ancora dei ragazzi che vogliono apprendere quest'arte? Pochi, non ce n'è più nessuno. È un mestiere troppo difficile e i ragazzi adesso... deve andare a scuola per mettere la terza media. Io sono andato da 10 anni a lavorare, a parte che era tempo di guerra, la fame, eravamo 12 fratelli in famiglia, era diverso. Mi sono andato a scuola a studiare, era messo in fabbrica a lavorare. Per fortuna ho imparato un mestiere, perché nella fabbrica mia ho una famiglia di due figli, quattro nipoti, li ho sposati tutti e due, sto bene. E il mio mistero mi ha dato benessere. Bene. E i suoi figli continuano a fare questo lavoro? No. Mia figlia è ragioniera, mio figlio stesso. Loro erano mandati a scuola loro. Forse era meglio se continuavano a fare questo lavoro? No, è sacrificio, guardi. Per imparare veramente è un sacrificio enorme, guardi. Io per fortuna avevo la dote per fare il maestro vetraio. Vede, di là c'è un maestro, si chiama Pino Signoretto,
è il migliore maestro di Murano adesso, il più bravo che abbiamo a Murano, è stato allievo mio per 15 anni. Belle soddisfazioni però. Soddisfazioni? A parte che ho lavorato sempre per i soldi e mai per l'arte. È sincero? Ah, mi sono sincero. Potevo lavorare per l'arte, avevo fatto delle mostre, robe, non mi sono trovato con i disegnatori, perché loro avevano fatto, creavano un disegno, quella pena si fa presto disegnare, ma quel vetro è difficile. Abbiamo fatto una mostra, siamo andati a una mostra, sotto gli oggetti miei era scritto l'artista, il pittore, il disegnatore, sotto, grande così, piccolo sotto, eseguito dal maestro Murucchio Rodolfo, dietro Scaetta, perché mi conosce Scaetta. E ho chiamato i miei colleghi, da oggi con me voi non lavorate più. Il vetro me lo creo, me lo vendo e prendo i soldi io. Va bene? Perfettamente d'accordo, va benissimo. Però le picche Murano, se li vede, sai quante maledizioni che mi danno. Guardi che è la verità. Ho quattro nipoti, ve lo giuro, sono i miei quattro nipoti, cioè l'oro del mondo. Quello che ho detto è la verità. Adesso sono venuto oggi a lavorare, dopo, ma io non so, sono in pensione adesso. Siccome che il suo figlio è il titolare qui, deve fare il arredamento di lampadari a casa sua, mi ha chiesto per piacere di mie farmele, perché sono l'unico Murano che fa i lampadari un po' più belli. Guarda. Ma guardi, qui è un lampadario in filigrana. Ah, bellissimo, bellissimo. Vieni a vederlo. Che bello. Posso passare? Sì, passo. C'ho danni. Bellissimo. Questo è un lampadario in filigrana. Filigrana si chiama, cioè delle canne, e sono le mostre delle canne, guardi. Questa è la filigrana. Sono queste canucce. Queste canucce viene messe in una pietra di ferro che sarebbe, era qui, messe così, guardi. Si mette nella tempera, si porta a 1000 gradi, si attacca a quel vetro, dopo si fa lavorazione in filigrana. È un lavoro veramente antico. Anche sono creazioni mie. Quanto tempo ci vuole per realizzare un lampadario del genere? In 3 giorni. Quindi c'è molto lavoro dietro. Sono l'unico maestro capace a fare queste cose qui. Complimenti. Dopo c'è un altro lampadario che si chiama un rosetto, sarebbe questo qui. E queste sono le braccia, guardi. Queste sono le braccia che vanno in questo lampadario. Queste sono le coppe. Che viene applicate qui con la lampadina, passa il filo di qua, qua si fa l'attacco in alto, si fa l'attacco basso e attacca la lampadina. E tutto a mano, viene realizzato tutto a mano? Sì, tutto a mano. Bisogna essere davvero degli artisti comunque per fare cose del sì, assolutamente sì. Artisti, ma siamo di operai. No, lei è un artista perché non è facile fare una cosa del genere. Che va sopra il lampadario. Realizzato sempre a mano. Sempre a mano, tutto a mano. Guarda. E non si è artisti per fare queste cose. Chi riesce a farle? Ma io non mi chiamo artista, mi chiamo un operaio. Un artista, cos'è questa parola artista? Bisogna essere bravi, bisogna saperle fare, bisogna saper modellare. Bravi per fare il proprio mestiere, bene, con coscienza, ben fatto. Ma artisti no, neanche un po'. Maestro. Maestro letraio. Ecco. Artista no. Artista no. Applicate nelle braccia. E questo si chiama la coppa. Questa è la coppa stessa in filigrana che va sotto qui, guarda. Va sotto qui. Che viene coperta con tutti i fiori. Qui vengono tutti i fiori. Sono tutti pieni di fiori. Sono 18, 24, 36 fiori qui vanno.
Complimenti. Gli applic. Gli applic che vanno attaccati al muro. Ah. Viene tagliate, viene tagliate sì, così. Sì, sì, sì. E viene applicate al muro. Sì, queste, sì. Questa sarebbe la piramide che manda così tutti, tutte le rose attorno. Un quarto, una mezza, conforme l'oggetto che dobbiamo fare. Questo è tutto oro. Lo voglio. Stiamo creando un lampadario caressonico. Caressonico sarebbe un lampadario che nel Passo Caressonico di Venezia. Quei lampadari grandi con quelle. E viene uguale, in piccolo ora questo. Stiamo creando qui. Vede che fiore. Poi naturalmente nessun fiore è uguale all'altro, perché venendo realizzati a mano, quindi è normale che non si potranno mai trovare uguali, bellissimi. Iris, che bello. Questi sono feri che ha 60 anni. Parlo di Sendieto. Questo si chiama Borsè da siegare, sarebbe da siegare dietro, tranciare, a modellare dietro. Questo si chiama perciofi, serve per aprire le coppe grandi, fondini, coppe, per aprire. Questo si chiama borsella liscia per fare i fiori, per fare rose, per fare rose. Questo si chiama forfice tonde, si chiama tagliante in dialetto, tonde, pinze, pincette, borsella spina, a spina perché, vede che serve per fare foglie, foglie per decorare. Queste sono forfice, tagliante, forfice, grande, piccole, conforme a quelle di oggetto che dobbiamo fare. Per tagliare il vetro. Questa è una pinza più grande perché conforme all'oggetto che dobbiamo fare, usare le pinze. Questo che c'è lo stesso, non è a spina, a riga dritta, è che sono tutte rigate dritte, a riga dritta. Questa è una fragola per decorazione, devo tenere coppia, dobbiamo fare delle fragole, se butta dal vetro si fracca, viene tutte fragole. Questo è un soppietto, quando che dobbiamo fare una coppa o un vaso, se il vaso di fronte è più scarmo della parte, l'operaio entra dentro nella bocca, soffia, si gonfia la parte dove che noi dobbiamo modellare. Basta. Quindi questi sono proprio i suoi attrezzi, quelli suoi personali. Questi si attrezzi qui. A circa 60 anni. Non si sono consumati. Non si consuma. Io mi consumo, non è vero. Ma anche lei sta benissimo, complimenti. E questi qui sono tutte sagome per fare i fiori bassi. È un comparso. Il suo compasso? Sì, è un compasso. Per misurare, dobbiamo fare una coppa, dobbiamo misurare la proporzione della coppa. Se dobbiamo fare 10 coppe deve fare uguale, no? Però l'altezza è uno solo, ma se abbiamo quello tondo da parte lo venduti. Sono rimanesse da parte lo venduti ormai. A Venezia, a San Marco, sotto i porti, dove c'è i Mori, sempre i Mori. Giri a destra, c'è tutto avanti, è un negozio grande. Tutti i corridoi, è un negozio grande, c'è un lampadario alto 3 metri e mezzo per 2 metri e mezzo,
con tutti i coralli e l'anatre, 6 anatre selvatici che vuole, che c'è sul lampadario, è la prima, ultima creazione che ho fatto, che costa 320.000 euro. Va a vederlo, da che... Molto volentieri. Sì, e dire, che ho fatto sul lampadario? Un metro scaletta, perché mi costa fare scaletta, nemmeno se è un parmorucchio, Rodolfo. Va bene? Va benissimo, grazie. Passa Marco del lampadario, l'ho fatto io. L'ultima creazione che ho fatto. Una notte mi sono insognato, sono andato in fabbrica, ora ero titolare, ero io, la fabbrica era mia, qui alla colonna, c'è scritto la CAM, dentro la fabbrica era mia, l'ho chiusa 2 anni fa, non so perché, prima dopo 6 mesi di vita, avevo un tumore alla tiroide, ha detto che avevo 6 mesi di vita, mi sono sbagliato, era il tumore ma non era, mi hanno dato via il tiroide, ho preso paura, ho chiuso la fabbrica. Era mia la fabbrica. L'importante è comunque adesso avere la salute, stare bene. 10 anni, perciò sono ancora qui che lavoro. L'importante è questo, vero? Sempre fatto Giuseppe a Capasso. Ho fatto 32 anni di Giuseppe a Cottimo. Deve attaccarlo davanti, lo gira per aprire la bocca, mentre non essendo l'operaio, lui adesso lo attacca con la canna direttamente, lo attacca con la canna, però non sarebbe proprio il lavoro esatto, se vorrebbe un si chiama garzone, garzonetto che ha un puntello, ci attacca bene e lo apre, mentre qua fa una dimostrazione. Bisogna arrangiarsi, però quando io facevo degli vasi, no? C'era aiutanti che fanno. A quanto va il forno? Adesso il forno è a 1000 gradi, di notte a fare la fusione a 1300-1400, si butta dentro il vetro per affinarlo, 1300-1400, si lavora a 1000 gradi. Si lavora 24 ore su 24 allora, anche di notte? No, non si lavora, si fa la fusione di notte. È la fusione, però bisogna esserci di persona per farla. Una persona, si chiama uomo de notte, si chiama fonditore, si chiama. E' aperto il divano davanti. Questa è una dimostrazione. Di tocchi perché non era normale così, tanto per dimostrare. Bravo maestro! Grazie.
stampa, prima avevo una piccola evadina, dopo gli stampa, e dopo gli va sempre sora, gli fa un bel pastone de vero e dopo gli tira, e fin quando che vi ha misura e dopo gli taglia. Quindi nascono già così? Sì, con i disegni e tutto.